Oggi pomeriggio, mentre seguivamo la partita del Nuovo Udinese, hanno iniziato ad arrivare un po' di messaggini che ci chiedevano se conferma se era mancato Fabio Beghin. Voi sapete che Fabio Beghin, purtroppo in negativo, era un personaggio pubblico perché spesso eccedeva, lo sapete, lo sappiamo tutti quanti. Ecco, però comunque ricordiamoci che era una persona, anche lui, una persona con una bella sfilza di problemi, una persona comunque con fratelli, amici che comunque gli volevano bene. E io credo che da questa mancanza un piccolo pensiero ci dovrebbe venire, e cioè il fatto che tanti, pur anche se a volte diciamo questa persona si comportava, usciva abbondantemente fuori da certi confini, comunque spesso era oggetto di leggio, di dispetti in maniera proprio efferata. Ricordiamoci che era anche disabile. Ecco, questo a mio avviso ci dovrebbe ricordare che anche queste persone che diciamo, magari qualche volta, cioè, certamente non avevamo piacere, a volte diciamocelo, di averceli vicini, però comunque dovremmo tutti quanti in certe situazioni agire e fare in modo che perlomeno, soprattutto i ragazzi, capiscano che non è giusto dileggiare e prendere in giro persone come queste. Forse a qualcuno mancherà questo personaggio che girava in bicicletta anche sotto i portici ed era comunque un personaggio così caratteristico di Chioggia. Quindi un saluto a Fabio e anche ai suoi parenti.